Una mattina avevo cogliuto fiche, quelle fiche bianche, in campagna. E allora, la mattina, verso 4-5, ancora era scuro, menzonno. Questa è la musica di Gianfranco De Franco, stiamo presentando il suo album da poco pubblicato da MK Records, qua a Capo Vasciata, musiche certamente diciamo non di facile presa, che vanno ascoltate, ma il bello della musica è proprio questo, invitarvi, almeno della radio, per come la intendiamo noi, quella di invitarvi a scoprire anche qualcosa che non sia di facile presa, no? Presa. In un'epoca come questa, Gianfranco, in cui la musica veramente usa e getta, è chiaro che proporsi con un disco come questo ha un ampio valore culturale, oltre che anche un grande senso di sfida. Insomma, avete pensato a quante migliaia di copie vendere di questo disco? Milioni. Vabbè, ti ringrazio per la considerazione che hai fatto, perché effettivamente un disco del genere in un ambiente musicale che insomma che noi tutti conosciamo, soprattutto a livello nazionale, è anche, cioè, è veramente difficile farlo passare in radio, è sempre una sfida, è stata una sfida anche per l'etichetta farlo uscire, eccetera eccetera. Però per quanto mi riguarda, insomma, sono fiducioso, nel senso che poi fondamentalmente un disco anche come questo, che è abbastanza meditativo, è importante, come qualsiasi altro disco, insomma, dove come principale cosa c'è l'aspetto emozionale, vero, del vero, fatto da strumenti,
Insomma, è sicuramente importante, come dire, dargli il giusto peso e cercare di far aprire anche a chi è abituato semplicemente ad ascoltare solo la musica cosiddetta commerciale. E quindi, insomma, speriamo di trovare persone disposte appunto ad ascoltare anche altro. Secondo me bisognerebbe comprare questo disco solo per le parole accurate, per lo sforzo di come ha pesato le parole di Gianfranco in questi ultimi minuti. Lo guardavo proprio qua a capo vasciato, le ha dette al microfono proprio con la testa bassa senza alzare lo sguardo. Così, quindi, ecco, ero più vero, no? No, alle volte come quando si sente una cosa, cioè tutto, ecco, in questo caso ci voleva veramente una webcam. Io già ho dimenticato il telefono a casa per poter mettere qualche scatto di questa nostra chiacchierata già in rete, però insomma poi lo faremo quando si tornerà dal vivo. Tornando al libretto, poi questo è un disco con le recensioni dentro, che è già una cosa di per sé strana. È vero che sono recensioni dello spettacolo, però anche chi diciamo non ha avuto modo di vederlo e prenderle in mano questo disco può anche entrare meglio nell'idea. Non avete pensato magari, che ne so, pure con Saverio, con l'MK di realizzare invece proprio un DVD di questo spettacolo, cioè proprio farlo vedere in toto, come una, guarda, trasposizione live, senza vero e proprio. Certo, guarda, noi fra l'altro di questi spettacoli abbiamo fatto dei video professionali, insomma, ma che fondamentalmente proprio per... come dire, una certa magia che poi nasce dal vivo, è sì, difficilissimo portarlo su un video, quindi lo penalizza, ecco, penalizza sì, lo spettacolo sì. E non ne vale la pena metterlo, cioè è molto meglio vederlo dal vivo, quindi certo. Cerchiamo di vederlo dal vivo, che è sicuramente meglio. Diciamo che in tanti anni di dissonorata carriera ho fatto una domanda che, cioè, mentre tu rispondevi ci pensavo anch'io, no? Dico sì, però in effetti uno sta a guardare uno spettacolo come questo che ha bisogno della massima concentrazione per come ti rapisce. Sì. Tu stai là che lo guardi a casa e poi squilla il telefono, suona un clacson, certo, per strada, il cane abbaia, insomma. Certo. Arriva un figlio e dice: che cosa si mangia stasera? Assolutamente. E si spezza la magia. Certo, e poi come dicevi nel booklet, nella parte finale ci sono queste alcune recensioni che appunto servono, perché prima, come vedi, ci sono anche le schede dell'aborto, di dissonorata, sì, giusto per appunto dare una chiave di accesso a chi magari non ha visto lo spettacolo e vuole entrare in questo spettacolo attraverso le musiche, quindi giusto, come dire, una piccola delucidazione su quello che è lo spettacolo, cosa dice, cosa avviene. Bene, insomma, diciamo una cosa anche sui tantissimi strumenti che tu suoni in questo disco, che cioè uno può magari diciamo un orecchio non abituato non se ne accorge, cioè, però c'è il sax, il clarinetto, il flauto, ci sono percussioni, c'è il glockenspiel, c'è l'acqua, la sedia, sì, il saxandino, cioè l'acqua e la sedia mi sorprendono. C'è anche il fuoco. Anche il fuoco, esatto. Ma infatti la cosa bella è che inizia con il fuoco e finisce la parte di suonare dell'aborto con l'acqua. Quindi per questo ti dico, c'è un senso di ottimismo molto... E quindi questi l'avete registrato al sì, gabinetto di Gennaro, no? Sì, sì, abbiamo registrato allo studio di Gennaro e niente, ho usato tutti i miei strumenti a disposizione cercando appunto di curare l'aspetto timbrico in maniera particolare. Ho usato, ovviamente si sono usati un po' di effetti.
Ho usato qualche percussione piccola tipo glockenspiel e altro, che comunque fanno parte del mio set strumentale, visto che comunque mi occupo anche di musicoterapia e quindi mi piace sempre cercare di avere un piccolo legame anche nel settore, diciamo, più artistico, con questa scienza, diciamo, che fondamentalmente mi sta dando tanto. Senti, prima di lasciarci, so che il tempo scorre inesorabile, so, visto che qua stiamo con piacevolezza, insomma, consumando tutto il tempo di questa serata di Sotterranei Pop, ma è un vero piacere appunto parlare di questo disco. C'è la parte finale che, come abbiamo detto, fa parte di questo tuo APP. APP, che è una sorta di laboratorio. Sì, ancora in sottoforma di studio, ma che fra l'altro abbiamo già presentato anche all'università l'anno scorso. Niente, questo è una performance dove ho cercato di far vivere assieme più stili artistici, dalla musica alla pittura, alla fotografia, alla scena, al gesto, e viene soprattutto e nasce appunto dal campo clinico che io frequento grazie alla musicoterapia, e in particolare con soggetti psicotici. Quindi ho voluto mettere, attraverso questa forma di performance, volevo come dire, raccontare queste emozioni che queste persone mi hanno suscitato. E quindi APP nasce da questo. Nasce da questo e rispecchia un po', vuole rispecchiare anche in maniera reale, a livello fra virgolette compositivo, le cose che poi sono avvenute all'interno di questa seduta di musicoterapia. Una performance a cui ci tengo tantissimo, perché fondamentalmente diciamo che è il primo lavoro dove cerco di mettere al pari passo il mio interesse riguardante la musicoterapia e il mio interesse da più artistico e da musicista. E noi speriamo che con tutte queste cose siamo riusciti a dare più di un senso alla presentazione classica che si fa di un disco in radio. Questa era Qua Capo Vasciata di Gianfranco De Franco. Lo trovate in tutte le librerie, noi non ce ne vogliono gli altri, io vi consiglio la libreria Iram della nostra amica Valentina Maria Arrende, perché insomma, per fare un po' di pubblicità lo facciamo anche alla Ubic, dove suonerai e presenterai il disco. Sì, dopodomani, domenica 11 ore 18 insieme a Ilaria Montenegro, vi aspetto, ti aspetto. Domenica hai detto? Domenica. Sì, a Cosenza domenica. Non mi puoi aspettare. Ah, non ci sei. Torno da Reggio Calabria. Allora verrai domani a Catanzaro. Catanzaro Lido, però 21:30 domani sera. non è compatibile. Ci ritroveremo sicuramente. Ci ritroveremo, però sicuramente qui, insomma, quanto prima, per presentarlo dal vivo, questo disco che è più di una promessa, e ci lasciamo proprio ascoltando Volo Inferno, il brano che chiude questo Qua Capo Vasciata di Gianfranco De Franco. Grazie Gianfranco. Grazie a voi, grazie a te Eliseno, è sempre un piacere.